pillole di Non Solo Suoni Christmas Edition. Anche a Natale la storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, oggi andremo con la nostra macchina del tempo al 1987, anno in cui a dominare le classifiche natalizie c'era un brano di George Michael, un brano che tra l'altro appunto quest'anno compie 30 anni, senza però mostrare grandi segni del tempo, perché Fate rimane ancora oggi una canzone appunto senza tempo. Alla sua pubblicazione il 30 ottobre dell'87, il brano rappresentava il debutto da solista dell'ex leader degli UOM, in grado di vendere oltre 25 milioni di copie e vincere un Grammy Award. Riuscì anche a conquistare la vetta delle classifiche R&B e a rimanere numero uno fino a Natale. A riscuotere successo ed essere protagonista in quei giorni però è stata anche Could Have Been di Tiffany. Si tratta di una ballata molto dolce che ben si adatta al clima natalizio. A cantarla appunto un'artista americana cosiddetta teen per la sua giovane età, che si sente tutta nel timbro di voce così cristallino e giovane appunto. A scoprirla per puro caso furono Don McGovern e Brad Schmidt, che lavoravano per la Music Industry Insiders, mentre lei si esibiva in un ristorante in California. Sentirono dunque cantare Louise Clash e ne rimasero affascinati, tanto da convincerla a seguirli dal produttore George Tobin. La canzone diventò poi una hit pubblicata dalla MCA Records. All'inizio comunque non mancarono le perplessità da parte di coloro che non erano convinti che Tiffany, ad appena 16 anni, potesse reggere la tensione ed essere in grado di interpretare una canzone così coinvolgente dal punto di vista emotivo. Tiffany invece fu in grado di sostenere la prova e il singolo venne pubblicato proprio come lato A, mentre nel lato B ci fu The Art of Love, altro brano d'amore. E poi ecco che proprio questa canzone diventò il primo singolo estratto del primo album omonimo Tiffany. La canzone fu poi oggetto anche di cover, in particolare quella più nota è quella realizzata da Carrie Underwood per il film American Idol. Per Tiffany fu senz'altro un'occasione unica per farsi conoscere. La sua carriera iniziò proprio, si può dire, a livello ufficiale nel 1987 per proseguire fino ai giorni nostri, anche se decisamente ora con meno successo rispetto agli esordi. D'altra parte lei aveva iniziato a cantare ad appena 4 anni. Il suo più grande successo dopo il debutto con l'album omonimo, che conteneva appunto la hit di oggi, fu poi I Think We're Alone Now, una cover di Tommy James and the Shondells, diventata numero uno della Billboard Hot 100 nell'87. È importante poi ricordare che oltre ai suoi successi, fu poi Tiffany a scoprire una boy band come i New Kids on the Block, chiamati ad aprire un suo concerto. Successivamente, e con gli anni 90, la carriera musicale lasciò al posto quella di attrice dopo aver posato per Playboy. Proprio nei primi anni 2000 poi è tornata al mondo musicale, soprattutto con brani dance. Negli ultimi anni è invece un volto noto di diversi programmi TV in America.